sedia tedesca. Simile all'allungamento, è una forma di tortura usata ancora oggi in Siria contro i ribelli. Dopo la cattura, il ribelle viene posto di schiena contro una sedia di metallo, con mani e gambe legati come potete vedere in foto. Lo schienale della sedia viene alzato e ovviamente il dolore che provoca è assolutamente distruttivo. Infatti, la pressione provocata alla spina dorsale, collo e arti porta ad asfissia e perdita di conoscenza, in ultimo ovviamente. Alla fine la frattura delle vertebre è praticamente inevitabile. Una delle vittime siriane che è riuscita a scappare diceva di subire questa tortura dalle 3 alle 4 ore al giorno, completamente nudo. Spesso diceva di voler morire per il dolore che provava, ancora oggi è invalidato e non riesce a dormire come si deve. Scorticamento. Questa tortura ha origini molto lontane, si parla di medioevo in questo caso. Consiste nel rimuovere la pelle alla vittima in diversi modi, ovviamente tutti dolorosi. Uno dei metodi più usati era semplice, si prendeva un coltello e lo si infilava poco profondamente nella pelle, partendo spesso dalla faccia fino ad arrivare alle dita dei piedi, facendo strisciare il coltello e creando una grossa apertura. In alcuni casi invece la pelle veniva tagliata a pezzi piano piano e togliendo soltanto una piccola parte alla volta. Alla fine il soggetto era ancora vivo, con legamenti muscolari esposti. A volte però si lasciava intatta almeno la pelle del volto. Un altro metodo consisteva nel lasciare il prigioniero sotto il sole cocente per ore. Alla fine, in qualunque caso, si veniva immersi senza pelle in un calderone bollente con acqua o olio riscaldato. Impalamento longitudinale. Consiste nell'infilare un palo nell'ano di una persona o nella parte bassa dell'addome, mentre è tenuta a forza. Per farlo andare completamente dentro, il palo viene colpito con un martello fino a fargli raggiungere il petto o a farlo uscire dalla bocca. Successivamente veniva messo in posizione verticale e i piedi venivano legati per non farlo scivolare. Un boy esperto era in grado di non ledere alcun organo vitale, tenendo in vita il soggetto, che per giorni soffriva in modo veramente atroce. Resoconti parlano di persone sopravvissute anche 6 giorni. Spesso bambini appena nati venivano impalati con le madri attraverso il torace della madre. Il romanzo Dracula prende ispirazione da Vlad, una persona che amava torturare gli altri con l'impalamento. Una delle testimonianze peggiori proviene da una donna sopravvissuta al genocidio armeno. Disse che 16 donne vennero stuprate e poi costrette a sedersi su pali appuntiti, che vennero infilati attraverso le loro parti intime. Il toro di Falaride era un antico metodo di tortura usato in Grecia. Perillo di Atene costruì un toro in metallo completamente vuoto all'interno, con uno sportello laterale. Dentro veniva messa la persona da torturare, il soggetto era legato e sotto al toro veniva acceso un fuoco intenso che riscaldava il metallo che arrostiva la persona fino a ucciderla. Un meccanismo convertiva il fumo in incenso profumato. Sul volto della statua era stato costruito un complesso meccanismo che trasformava le urla della persona in suoni simili a quelli di un toro infuriato. La colla di Giuda era un sistema di tortura mediante il quale il torturato veniva sospeso al di sopra di un cavalletto dalla punta acuminata. Il torturato, attraverso un sistema di corde, veniva mosso in modo che la punta penetrasse nei genitali o nell'ano. In realtà la vera tortura consisteva nella permanente veglia del condannato. Il soggetto subiva delle pressioni incredibili e i muscoli venivano completamente distrutti durante questo processo. La tortura continuava durante la notte, quando il soggetto veniva svegliato nel sonno. Se la vittima non moriva per lo shock, la stanchezza o l'impalamento, lo faceva per infezione. Infatti, la sedia appuntita non veniva mai pulita dopo una sessione e l'altra.